A Rino Tommasi e Luca Pelosi si aggiunge, e ne siamo estremamente felici, Giancarlo Dotto. Giancarlo, benvenuto e buongiorno. Buongiorno Marcello. Che piacere, ciao. Ciao, ciao. Dunque, è doveroso, doveroso chiamare Giancarlo Dotto, sempre perché è Giancarlo Dotto, ma nella circostanza ancor di più, perché Zeman, caro Giancarlo, non sembrerebbe più quell'utopia agognata, no? da molti di noi, te, me e tanti altri, ma io credo anche la maggior parte della tifoseria giallorossa, ma sembra diventata proprio una cosa molto 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 vicina all'essere realtà. Dunque, che ne pensi? Penso che è davvero una cosa molto vicina a realizzarsi, e penso che è una bellissima storia. E finalmente quel famoso striscione che apparve un giorno sulla Sud, forse uno striscione un po' prematuro a quei tempi, no? Lo striscione che diceva mai schiavi del risultato, finalmente ha una ragione d'essere, perché veramente io ho fatto anche un piccolo, come tutti noi, no? Un piccolo sondaggio tra le persone vicine, anche un sondaggio presso me stesso. Mm-hmm. E devo dire che la felicità per il ritorno di questo del boemo è tale che è persino struggente, cioè una felicità non tanto in prospettiva di chissà quali risultati, ma la felicità di poter tornare a rivivere qualcosa che è già accaduto e di cui si avverte una nostalgia totale, feroce direi. Quindi questa già è una vittoria di per sé, no? Ovviamente. Rino, molti hanno sempre ritenuto Zene Zeman un azzardo. I motivi evidentemente che poi spiegano secondo il punto di vista di questa gente. Ma è la soluzione più affascinante. Ecco, no, mi sembra anche la più filologica, usiamo questo termine. Perché? Perché se la Roma ha il progetto dei giovani e così sembra continuare a sviluppare questo progetto, perché Sabatini va a contattare giocatori di 20 anni, 21 anni, io credo che con Zeman possa avere la quadratura Zeman del cerchio. Zeman è sicuramente il miglior maestro di calcio, ecco, tra gli allenatori a disposizione. Ora, sarebbe accolto da una benevolenza tale che anche eventuali iniziali inciampi sarebbero accolti qui. Sopportabili, sì, sì. No, perché sai, Roma poi non vive di calcio. Ha ragione Giancarlo. Mai come con l'arrivo del boemo sarebbe di attualità lo striscione mai schiavi del risultato. E quindi tutte le condizioni ci sono. Il non problema... solo con l'ambiente preparato ad accettare qualsiasi risultato. Sì, però poi devi essere anche competitivo, se non devi neanche esagerare con questa tesi. Zeman è di quelli che non deve dimostrare niente a nessuno. Beh, vabbè, sai, chi fa sport tu me lo insegni, no? È un po' schiavo del risultato, schiavo del risultato. Allora, Luca, molti pensano che l'accoppiata Baldini-Zeman costerebbe, usiamo sempre il condizionale, alla Roma già in partenza qualche partita che gli arbitri ti farebbero perdere. Ha valore una tesi del genere? È credibile una cosa del genere? Questo è credibile se andiamo a vedere il percorso di entrambi. Quindi è ovvio che sommandoli è un pensiero che secondo me è molto facile che venga. Il Pescara stesso qualche cosina l'ha subita quest'anno. E infatti l'abbiamo visto. Esatto, è successo. Io però paradossalmente penso che Zeman sia tutt'altro che un azzardo, per due motivi, anzi sia quasi un andare sul sicuro, nel senso che, come dicevamo prima, sappiamo esattamente a che cosa andiamo incontro, no? E quindi a un calcio entusiasmante, a prendersi dei rischi e sicuramente a vivere qualcosa di molto emozionante. Se poi andiamo a vedere i risultati di Zeman, soprattutto quelli in Serie A, il minimo che lui ha fatto, ha portato le squadre che ha allenato almeno a livello di classifica per il quale erano state costruite, che valevano. Sì. A volte ha fatto anche di più. Sì. Quindi da questo punto di vista, dico, se poi si va a vedere con il Foggia, per esempio, gli portava anche un livello maggiore rispetto a quello che erano le capacità tecniche delle squadre. La Roma e la Lazio, come minimo, nei suoi anni hanno fatto quello che dovevano. A livello di classifica, quindi secondo me ci sarebbe addirittura questa garanzia, cioè se costruisco una squadra dal terzo posto, Zeman molto probabilmente me la porta al terzo posto alla fine della stagione, anche se magari vince 3 partite 5-0 e ne perde qualcun'altra 3-0 con 3 gol in contropiede. Senti, continua. E no, tornando al punto, per chiudere, l'altra cosa che ci tenevo a dire è che già comincio a sentire Zeman è una scelta solo per la piazza, e secondo me questo è un po' un insulto ai dirigenti della Roma.
Giancarlo, sembrerebbe che Zeman si sia mondato nel profondo e salino Adriatico dei passi falsi fatti all'estero, nel suo girovagare in Turchia, in tutte quelle esperienze che non lo hanno visto protagonista. Ma erano avventure. Appunto. Giancarlo. Grande Rino, ascolto sempre con devozione Rino Tommasi. In Turchia, tra l'altro, eravamo al seguito, due o tre di noi, lo accompagnammo in questo suo viaggio. Nemmeno esatto chiamano un viaggio della speranza, non c'erano veramente le condizioni, direi che lo capimmo, ma lui per primo, dopo pochi giorni, non c'erano le condizioni, no? Perché il discorso di Zeman ha bisogno di alcune condizioni, e a Roma ci sono veramente tutte. Io non capisco come si fa a dire, quelli che dicono Zeman, che continuano, no, a imporre questa visione molto... molto stucchevole di uno Zeman, sì, amante del bel gioco, ma di un gioco avventuristico senza risultati. Zeman ha avuto grandissimi risultati nel calcio, ma lasciamo stare il caso del Pescara quest'anno clamoroso, ma l'anno scorso con quel Foggia, con un Foggia che credo sia costato qualche migliaio di euro, ha fatto una cosa ancora più grandiosa. Grandioso fu il secondo posto con la Lazio, gli stessi risultati con la Roma sono stati grandiosi. Andiamo a riguardare i nomi di quella squadra. No, il Foggia è stata la creazione migliore di Zeman. Assolutamente, ma i nomi, solo, i nomi solo di Foggia, non solo il Foggia Rino che andò in Serie A, ma io parlo anche del Foggia dello scorso anno, cioè quello recuperato con il post Casillo da un fallimento assoluto, costato veramente qualche migliaia di euro, dove ha scoperto e inventato talenti che poi si è portato in parte a Pescara. Quindi stiamo parlando, come dici giustamente tu, di un grande maestro di calcio, ma anche di uno che porta risultati a casa. E quest'anno la Roma di risultati a casa non ha portato niente, sono una bellissima utopia, un sogno, un vagheggiamento, ma risultati zero. Mi piace pensare in un'immagine che è molto tua, Giancarlo, infatti me la solleciti te, che lui sia stato lanciato o sarà lanciato a Roma da quei giocatori che l'hanno buttato per aria a Marassi in occasione dell'ultima partita. Vederlo piangere mi ha fatto un effetto straordinario, un uomo del genere, insomma, vedi piangere, ma non mica piangeva per la promozione Pescara. Ma sai, il fatto che Zeman abbia questo profilo totemico, no? Questa maschera apparentemente impassibile, non vuol dire che non sia un uomo di forte emozione. Anzi, come sappiamo benissimo, caro Marcello, più le facce sono totemiche e impenetrabili, e più covano emozioni profonde. Zeman è uno di queste. Si vede che quel giorno evidentemente in condizioni assolute, la morte di Mancini, quel giorno gli è esploso tutto e la faccia, la maschera non l'ha più tenuto. Insomma. Certo. Poi, questa è una mia osservazione molto personale, ma tra gli allenatori di calcio è quello più appassionato di tennis che ci sia. Vedi, per esempio, però contrasta con il tuo rigore, Rino, che non ha mai messo una sigaretta in bocca nella tua vita. Invece Zeman ha tirato su le levate di tabacco, hai capito? Marcello, l'unico vero inconveniente dell'arrivo di Zeman è che tra lui e Sabatini Trigoria sarà avvolta da una nebbia, da una nebbia fittissima, sì, tossica, molto tossica. È verissimo. Senti Luca, ma però leggo che per esempio Baldini, adesso io non lo so se poi incontrerà Bielsa, però va lì a vedersi la partita, sono stati invitati peraltro, la finale della Coppa del Re, ecco, e nella circostanza sembrerebbe che incontrerebbe Bielsa. Tu dici ci può stare, perché poi parlare con le persone non è che comporta impegno, cose. Sì, ci può stare perché stanno nello stesso luogo, si può fare anche senza aspettare la Coppa del Re, insomma non escludo neanche che sia già stato fatto. Bielsa è un tecnico che per esempio di cui Sabatini ha una altissima considerazione, quindi non mi stupirebbe neanche se i colloqui fossero già stati fatti o se in caso di incontri a Madrid possa succedere qualche cosa. Poi in Spagna la Roma ha comunque molto da fare, perché col Real Madrid si potrebbe mettere in piedi una trattativa che coinvolga non solo Gago ma anche Osvaldo, perché ci sono squadre spagnole interessate a Bojan, probabilmente non solo il Malaga, perché Ose Angel bisognerà fare una sistemazione. Apro parentesi, secondo me Ose Angel con Zeman diventa un giocatore, e quindi
la serata di oggi potrebbe essere utile non solo per il discorso allenatore o per Bielsa, per il quale se qualcosa è stato fatto, se qualcosa si può fare, secondo me già è stato definito o non definito. Giancarlo, i numeri di telefono ce li hanno sicuramente. Ovviamente. Esatto. Giancarlo, ha credibilità quello che leggiamo relativamente ad Osvaldo e all'interesse a lui rivolto dal Madrid Real di 10 milioni più Gago? Beh, non lo so, ma sicuramente non so se ha la credibilità, ma è sicuramente credibile. Osvaldo è un giocatore di grandissimo talento che ha un problema molto, molto grande nel temperamento e nella concezione di sé, di dover essere un po' sempre il mattatore, non soltanto tecnico ma anche emotivo, no? di un gruppo. Sicuramente, grande vocazione per la squalifica, con una vocazione sì alla squalifica, ma sicuramente hanno parlato con Bielsa come hanno parlato con Villas-Boas. Per quanto mi risulta sono due candidature comunque cadute, anche perché credo che loro abbiano posto una condizione molto, molto ferma, che però a Roma non è attuabile per tanti motivi, cioè il fatto di una esclusione di Totti, insomma. Addirittura entrambi? Per quanto mi risulta sì, ed è una condizione che giustamente non è accettabile, non è accoglibile, perché Totti per tanti motivi è ancora fondamentale a Roma, e da questo punto di vista l'arrivo di Zeman è un arrivo che dà delle garanzie assolute, perché intanto c'è un rapporto straordinario tra i due, e perché Zeman comunque è talmente onesto con se stesso, con il mondo, che nel momento in cui dovesse rendersi conto che Totti deve fare panchino, deve stare fuori, non ci penserebbe due volte a farlo, con tutto il dialogo possibile con un giocatore con cui c'è una stima e un affetto straordinario. Quindi anche da questo punto di vista Zeman è perfetto. Hai preceduto la domanda che avrei voluto farvi e vi farò prima del saluto. Totti, Zeman, arriva Zeman, Totti diventa il centravanti della Roma secondo voi, fatta salva la condizione fisica del giocatore, del campione che comunque c'è? Ecco, parto da Rino. Sai, chiunque ha vissuto un giorno nel campionato italiano sa che non c'è un club, una situazione come quella di Roma nella quale Totti è imprescindibile. Nel ruolo ti parlo, di centravanti. Nel ruolo non ha importanza relativa. Relativa, sì. Arrivo a dire che Totti nella Roma ha un ruolo che non è neanche definibile tatticamente. Luca? E aggiungo, mi collego a quello che diceva il maestro, che non ce l'aveva neanche nei due anni che ha avuto con Zeman, perché è vero che partiva da sinistra, ma poi era l'unico, a differenza di tutti gli altri calciatori, che al quale veniva lasciata la libertà totale di seguire l'istinto. Poi Totti ha un istinto per il gioco che lo porta nella maggior parte dei casi comunque. Voi lo ricordate? Ve lo ricordate? La trova da solo la posizione. Esatto, ma io non a caso ho detto sarà il centravanti, perché ve lo ricordate? Totti con Zeman, lascia perdere che era furoreggiante fisicamente, era nel pieno. Perché aveva vari anni di meno. Esattamente, però il ruolo era quello, alla fine della fiera. Partiva da sinistra, ma poi quando si accentrava era comunque queste poi sono alchimie, che ha ragione Rino con un giocatore del genere. Giancarlo, e poi comunque sulla questione tra i due, scusami Marcello, è vero, è verissimo, Zeman non si farebbe problemi appunto a mettere fuori Totti se dovesse ravvisarne la necessità, così come secondo me Totti accetterebbe tutto da Zeman. No, faccio questa domanda perché è da tempo che sto immaginando la Roma di Zeman in attacco, ovviamente. Allora vedo Lamela in un certo modo, vedo Bojan in un certo modo. Concordo con te che forse Jose Angel diventerebbe anche un giocatore. Non vedo Osvaldo e quindi vedo Totti nello specifico ruolo. Giancarlo. Ma guarda, io mi fido talmente di Zeman che non mi ci metto neanche a fare il piccolo tattico. Posso solo dire, pensare, insinuare che magari Lamela nella Roma di Zeman potrebbe essere stato quello che fu Totti allora, a sinistra, no? Sì, preciso, proprio è così che me lo immagino io, infatti. Staremo a vedere. Intanto grazie Rino Tommasi, un abbraccio Rino. Ciao. A Luca Pelosi. Luca, grazie, un abbraccio, a presto risentirci. Ciao Marcello, un saluto a tutti. E al grande Giancarlo Dotto. Giancarlo, grazie, un abbraccio forte. Ciao.